Rieccoci, bentrovati con le news da Famiglia Cristiana. Saluto subito e ringrazio il caporedattore Francesco Anfossi. Buongiorno. Ciao Stefania, buongiorno a tutti. Un saluto a te, grazie di essere qui per presentarci il nuovo numero che vede una copertina molto interessante, mi auguro anche per tutti i nostri telespettatori, sulle pensioni. È una copertina interessante ma anche un po' amara, perché parla dei tagli agli assegni, le uscite anticipate che sono state inasprite come misure. C'è anche un'intervista molto interessante al leader della CISL, Luigi Sbarra, che dice: non mettete le mani sulla previdenza, la previdenza non è un bancomat. Ecco, infatti voi avete fatto proprio un'inchiesta sulle pensioni, sì, che è molto interessante da leggere tutta d'un fiato, ma che tu ci puoi già spoilerare le cose. È un'inchiesta approfondita, per carità, ma è un'inchiesta molto amara, perché nonostante le promesse elettorali di quasi tutti i gruppi della maggioranza, la riforma delle pensioni, dell'odiata riforma Fornero, che già è una riforma lacrime e sangue, se vi ricordate nel 2011 non c'è stata, anzi la famigerata quota 103, che era il minimo per uscire, l'età più i contributi, è stata inasprita. Quindi sarà ancora più difficile, diciamo, l'uscita anticipata, flessibile, in pensione. E tra l'altro ci sono anche dei tagli, perché i nuovi meccanismi di calcolo dell'adeguamento all'inflazione sono più restrittivi, e quindi è stato calcolato dagli uffici studi dei sindacati e di altri enti che i pensionati perderanno una media di 1.200 euro all'anno, mentre per alcune fasce anche si arriva anche a 2.000. Poi c'è la questione di chi vuole andare in pensione dal 2024 in su, per gli impiegati pubblici appartenenti a determinate categorie, gli dipendenti comunali, gli ufficiali giudiziari, i maestri elementari, i medici, gli infermieri, che verranno sottoposti a un adeguamento, a un ricalcolo del reddito della pensione, quindi ci smeneranno circa 7.000 euro se vogliono andare in pensione, altrimenti non resta che la pensione di vecchiaia, che come sapete è a 67 anni. Insomma, non resta che piangere. Non ci resta che piangere, tenuto conto che i pensionati non soltanto la pensione se la sono sudata, ovviamente anche, ma soprattutto con la loro pensione fanno un'opera di supplenza col welfare, nel senso che spesso e volentieri curano i nipoti, fanno qualcosa che dovrebbe fare lo Stato, sì, per esempio che non garantisce il sufficiente numero di asili nido, di scuole materne pubbliche. Tu hai due bimbi, chi te li cura? La mamma magari, però non è in pensione e infatti impazzisce. Io per esempio ho avuto la fortuna di avere una suocera in pensione che mi ha curato mio figlio, sì, quando non c'era la possibilità di trovare una tata, eccetera. Quindi lo Stato sfavorisce i pensionati due volte e secondo me danneggia questo sistema di welfare che si era instaurato familiare, cui i nonni e i pensionati contribuiscono. Bene, sarà interessante leggere anche il resto dell'inchiesta, però mi sembra che tu ci abbia dato un quadro abbastanza chiaro. C'è anche un editoriale che vorrei tu riuscissi un po' a anticipare. Sì, c'è l'editoriale di Andrea Riccardi, come ogni settimana. Questa settimana è stato dedicato all'Argentina, al Sud America, che come sapete ha svoltato totalmente, ha abbandonato il peronismo, ha abbandonato anche la sinistra e si è data all'ultra questo figuro che si chiama Javier Gerardo Milei, che ha 52 anni, è quello che si faceva inquadrare con la motosega, se ricordate, sì, ed è un ultraliberista, tra l'altro molto blasfemo e molto insultante, insolente direi, anche nei confronti persino della Chiesa, non soltanto argentina, ma addirittura di Papa Francesco, che l'ha definito il demonio sulla terra e altre frasi che preferisco non citare. Sì. Perché questo? Perché evidentemente la Chiesa in Argentina è, con la crisi della sinistra in tutto il Sud America, non soltanto in Argentina, ma anche in Colombia, anche in Perù, anche in Brasile, è diventata praticamente la vera opposizione a questi regimi fortemente destrorsi, anche con Bolsonaro. E tra l'altro è sotto attacco su un duplice fronte, non soltanto dal governo, ma anche dalle chiese protestanti, dalla chiesa cosiddetta neoprotestante, che è fatta di comunità, di chiese molto fortemente di destra, che hanno per esempio portato al potere Bolsonaro.
Eh certo, quindi questa è una svolta sicuramente, anzi devo farla di qua, una svolta a destra, si deve andare di là, non di qua. Devo andare, però la televisione è al contrario e diciamo che appunto nell'editoriale è spiegato con anche la domanda proprio alla quale tu ci hai risposto, molto esplicita, perché appunto la Chiesa in un continente così tanto poi cattolico... Certo, è la Chiesa di Papa Francesco, la Chiesa del grande convegno di Aparecida, dove c'è una chiesa che proprio protegge i poveri e non soltanto dal punto di vista dei diritti economici ma anche dei diritti civili. Ecco, visto che hai citato Francesco, alla COP28 farà la differenza, così avete scritto. Allora, purtroppo non ci può andare, come ben sapete, per motivi di salute, sì, che speriamo che supererà presto. E quindi non ci può andare, però resta la sua presenza fortissima, anche se non c'è. Sì, farà comunque. È come la se ci fosse. Probabilmente ci sarà un collegamento anche da remoto, perché i temi di COP28 sono strettamente legati alla dottrina sociale della Chiesa, soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento del pianeta, perché ovviamente porta alla erosione di terreni coltivabili e quindi per esempio nel terzo mondo è un disastro totale, è quello che genera anche le migrazioni nei paesi dell'Europa. E lui, come sapete, ha pubblicato una specie di appendice dell'enciclopedia Laudato Si, la Laudate Deum, che appunto parla proprio anche tecnicamente dei problemi del riscaldamento del pianeta che sono strettamente connessi ai problemi di giustizia sociale dei poveri della terra, che vengono danneggiati dall'inquinamento molto più di chi sta bene e dalle grandi multinazionali, che ovviamente approfittano di questo deforestando interi territori. E tutto questo ovviamente sarà il tema di COP28, sì, la conferenza mondiale sul clima, che seguendo anche le precedenti conferenze cercherà di fare il punto e di sollecitare provvedimenti che arrivino alla transizione ecologica, cioè al cambiamento delle produzioni di energia non più derivante dal carbon fossile e da altri materiali, da altra materia che produce inquinamento, ma dalle cosiddette energie alternative, certo, come quella eolica, solare, eccetera, eccetera. È un argomento assolutamente non solo importante, ma anche ormai molto sentito, mentre sì, fino che si qualche lega, anno certo, fa era un po' più purtroppo si prendono delle mazzate tremende. Per esempio, la notizia, per esempio, dell'Expo 2030, ecco, che è stata assegnata a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, è una bruttissima notizia, perché ovviamente l'Arabia Saudita si basa sui petrodollari, cioè sul carbon fossile, no? Perché il petrolio è di derivazione fossile. E quindi questo invece dal punto di vista dell'immagine non è una bella notizia. No. L'Italia aveva presentato un progetto bellissimo, sostenibile, perfettamente sostenibile, che coniugava le esigenze di turismo commerciale alla bellezza di Roma, ma anche alla sostenibilità della costruzione dei padiglioni, che erano tutti alimentati con energia solare, eccetera, eccetera, e ha perso male, perché ha avuto solo 17 voti, quindi l'hanno tradita anche i paesi europei, la Francia. C'è da farsi qualche domanda. C'è da farsi, perché il denaro evidentemente conta molto di più dei progetti in questo momento. E come andrà a finire? Si chiede l'ambasciatore che aveva portato questo progetto, l'ambasciatore italiano, come andremo a finire? Che ci compreremo, che l'Arabia si comprerà i seggi al Consiglio permanente dell'ONU, al Consiglio dell'ONU, delle Nazioni Unite, perché in questo momento sta comprando tutto. Se è comprato il nostro CT della Nazionale, se è comprato, che ne so, il Paris Saint-Germain, se è comprato il campionato, se è comprato Cristiano Ronaldo, che infatti era il testimonial di Riyadh 2030, se va avanti così, e anche i medici, da quanto ho capito, che molti fuggono certo verso quelle zone. Allora, cambiamo un attimo argomento, perché si affrontano appunto vari toni, varie tematiche, tra cui quella di Maria Callas, avete toccato, la divina. Beh, insomma, non c'è bisogno di presentazioni, c'è l'anniversario, quindi l'abbiamo celebrato anche noi alla vigilia dell'inaugurazione della stagione della Scala, quella voce divina l'abbiamo, la divina per eccellenza, Maria Callas. La soprano delle soprano. Esatto, quindi compirebbe 100 anni e tra l'altro non tutti sanno che la sua villa milanese era a pochi metri dalla redazione di Famiglia Cristiana, in Piazza Buonarroti,
di fronte alla casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi. L'opera mia più bella la chiamava Giuseppe Verdi, no? Perché era, ci teneva moltissimo. Era in aperta campagna quando è stata costruita. Pensate che adesso è in centro. È in pieno centro. Ma ai tempi era in aperta campagna e lì c'era anche la villa della Cala. Adesso non c'è più, c'è un residence, è stata demolita. Ma il suo cuore, insomma, è ancora lì, la sua anima. Dove c'era l'erba oggi. Esatto, c'era ancora la sua casa, perché il legame tra Milano e la Callas era un legame assolutamente eccezionale. Ecco, da una grande artista a un'attrice di fama internazionale, una delle poche italiane conosciute anche all'estero, che è Monica Bellucci, che vi ha raccontato qualcosa di inedito. Leggevo Diabolik e mia mamma si arrabbiava. Sì, tra l'altro c'è il sequel del film di Diabolik, in cui lei è una degli attori principali. Ho invidiato molto evidentemente l'intervistatore Gianluca Pisacane, perché è di una bellezza, è la nostra diva, diciamo, è un'altra diva, anche se non della musica lirica. È proprio diva, e secondo me è proprio anche comunicativamente è molto brava a farla. Sì, 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 assolutamente. E ovviamente ci parla anche del sequel dedicato al Diabolik. Tu lo sai chi erano le disegnatrici di Diabolik? No. Erano le sorelle Giussani, milanesissime, anzi Brianzole. Giussani è un nome tipicamente brianzolo, che hanno deliziato la fantasia di noi ragazzi negli anni 60 e 70. Diciamo. Tutti, chi ha i Diabolik li conserva. Ah, non c'è dubbio. Se li tiene, se li conserva. Ho visto che Monica Bellucci lì era con sua figlia Deva Cassel, sì, che è nata dall'amore con Vincent Cassel. Che ovviamente è bellissima anche lei, è bella devo come dire la mamma. Che è proprio, sì, lì in quel caso si dice proprio bella come la mamma, perché lui è un grande attore, però sulla bellezza è lei che la... Tra l'altro la curiosità che abbiamo messo, Monica Bellucci ha due figlie. Possiamo rivederla, lui. San Cassel, una si chiama Deva, che ha 19 anni, l'altra si chiama Leonine, ha 13, e Deva sta ripercorrendo le orme della mamma, era modella, ora è anche attrice, dopo il suo debutto nella Bella Estate, che è il film che riprende il famoso romanzo di Cesare Pavese, che abbiamo letto nella nostra adolescenza, sì. La Bella Estate. Grazie mille Francesco. Grazie a voi come sempre. Fossi, caporedattore di Famiglia Cristiana, un saluto a tutta la redazione. Grazie. E ci vediamo tra poco con Metropolis Calcio.